Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo e ultimo video della carriera My Team di F1 22. Oggi la situazione è un po' strana ragazzi, perché c'è subito da dire una cosa, ovvero che nella scorsa gara in Brasile è successa una cosa assolutamente senza senso. Tant'è che, guardate questa classifica, Schumacher viene già contato come campione del mondo. Questo, per chi non sapesse le cose, è anche vero, perché 26 punti su Verstappen. Verstappen può teoricamente, con una gara rimasta, arrivare a pari punti, ma la differenza di vittorie rimarrebbe sempre di una a favore nostro. Qual è il problema qui? E per quale motivo noi questa cosa non l'abbiamo calcolata alla fine della scorsa gara? Semplicemente perché non doveva essere così. Il gioco ci ha fatto un regalo, si è buggato e non ci ha dato penalità per dei componenti aggiuntivi ulteriori a quelli previsti dal regolamento che avevamo preso. Quindi è sì vero che con i nostri 6 punti guadagnati in Brasile siamo diventati ufficialmente campioni del mondo per il gioco, ma il gioco è stupido, ha commesso un grandissimo errore. Noi quei 6 punti non li avremmo mai fatti e quindi in questo momento ci staremmo ancora giocando un mondiale, per carità, facile, perché avremmo dovuto scontare la penalità in Brasile, quindi con la posizione di partenza della qualifica effettiva per l'ultima gara un punto l'avremmo fatto, più di uno, insomma quei famosi 6-7. Qualcuno, giustamente, non avendo tutte le informazioni complete, quelle che ho potuto raccogliere e sistemare io alla fine del Brasile, potendo ritornare qui al menu, ha addirittura congiurato o ha provato a dare giustamente delle spiegazioni plausibili, ma che però non erano, diciamo, appartenenti al nostro caso, perché come vedete qui le quarte unità ci sono, non c'ho più possibilità di prenderne ulteriori, quindi sì che queste sono quelle nuove ordinate. Seppure fosse, come dice qualcuno, la penalità non te la dà quando la ordini ma quando la monti l'unità aggiuntiva, ecco qua, vi faccio vedere che se io vado a montare, vuoi montare questo componente sulla tua vettura? Questa azione non comporta alcuna penalità. Falso. Se anche io non avessi mai montato, sarebbe questa la prima volta, quindi sarebbe questa la volta in cui dover prendere penalità. Niente da fare, ragazzi. Poi, ragazzi, c'è da discutere anche sul fatto che avremmo potuto anche non ordinarli questi componenti. Come vedete, molto trasparentemente vi dico che saremmo arrivati tranquillamente a fare sia il Brasile che questa ultima gara di oggi. Il problema è sempre lì, però. Noi ci impegniamo tanto per fare delle belle serie. Per quanto mi riguarda, anche questo è un problema del gioco. Non è possibile che tu vedi tutti i piloti avversari prendere penalità su penalità 2-3 volte a stagione e tu te la cavi con niente. Cioè, com'è possibile? Che cos'ha la nostra macchina di speciale? Era un po' forzata la nostra penalità, ce la siamo quasi autoinflitta per dare un senso di equilibrio anche con quello che succede all'IA, perché altrimenti è un favoritismo anche quello. Voi lo sapete ragazzi, io tendo a volte a proteggere i problemi dei giochi per il bene delle nostre serie, andando per esempio a prendermi penalità di cui potrei fare a meno, nascondendo un pochettino quando ci sono dei problemi, semplicemente perché altrimenti o passiamo il tempo a lagnarci o comunque cerchiamo di far qualcosa, ed è esattamente quello che ho cercato di fare io. Peccato che il gioco si è messo proprio d'impegno, detto, no, io la penalità non te la do lo stesso, anche se tu la meriteresti, anche se tu vuoi andare in pari con gli altri piloti. Allora fanculo. Adesso l'unica cosa sensata, ragazzi, che ci rimane da fare è fare l'ultima gara, anche perché già nella prima stagione l'abbiamo saltata per inutilità di classifica. Questa volta saremmo potuti andare anche già tutti quanti a casa e cominciare qualcosa di nuovo, ma sinceramente non mi sembrava giusto, perché il gioco ci ha regalato quei punti. La cosa più onorevole da fare è giocarsi anche l'ultima gara partendo ultimi. Infatti io non farò la qualifica, così mi prendo la penalità che mi spettava in Brasile, e cercando di fare almeno un punticino per poter dire di aver battuto realmente Verstappen. Lo avremmo fatto lo stesso, ragazzi, perché se adesso fosse ancora in gioco Verstappen lo sarebbe di 6-7 punti. Io avrei preso però penalità in Brasile e adesso partirei davanti, perlomeno quarto, quinto, non lo so. Sarebbe facile per noi vincere il mondiale. Più facile forse che imponendoci adesso di fare un punto partendo ultimi. Attenzione. Però, che dobbiamo fare? Per me è la cosa più giusta
più carina che possiamo fare. Dopodiché ce ne andiamo a fanculo, ci facciamo un bel campionatino con le scuderie del 2023 se hanno aggiornato la mod e non ci pensiamo più. Fa niente, un po' delusi da questi problemi finali del gioco che per un bug alla fine ci ha praticamente rovinato la stagione, ma a noi non importa, ragazzi. E sapete? So che mi capite e condividete quando dico che sento la responsabilità di non approfittare del bug del gioco. Che stagione! Un campionato davvero meritato! E la pressione se ne va, con il titolo in tasca! Penso se lo sia davvero meritato. Non dico che sia stata una corsa al titolo impeccabile, ma di certo ha avuto costanza. Spero che oggi sia rilassato e che ci regali una gara emozionante. Ma non è vero, ma smettetela! Qua l'unica cosa regalata sono i punti del Brasile. Sti due pure si rimettono a rompere i coglioni. Allora ragazzi, attenzione, in griglia finalmente per quella che sarà l'ultima gara, sperando che ci serva a ricordare per bene questa stagione e non per il bug. Però attenzione, P20. Perché? Oh, ma è assurda sta cosa. Non ho fatto la qualifica, quindi ultimo. Ma due hanno veramente preso penalità e quindi ce li ho ancora più dietro. Vabbè, dai. Come avete notato, il team ha autonomamente deciso di farci partire con la gomma gialla, così anche Ricciardo, Ocon e Tsunoda subito dietro di noi. Strategia alla quale ho voluto dare fiducia, nel senso che vediamo, tanto dobbiamo cercare di rimontare, tra virgolette. Verstappen parte primo, quindi questo è importante. Il suo lo fa. Ricordiamoci che se Verstappen vince e fa il giro veloce e noi non facciamo assolutamente nulla, finiamo a pari punti. Attenzione, numero di vittorie comunque favorevole a noi, però sarebbe carino riuscire a fare almeno un punto in rimonta o magari improvvisare un giro veloce nel finale se ce lo dovesse avere Verstappen, in modo da batterlo di almeno un punto, dai, diciamo così. Vediamo ragazzi, questa è l'ultima gara, spero curativa rispetto a tutti i problemi del Brasile, quindi ci divertiamo anche un po', si spera. Eccoci qua allora. Ah, c'è da dire ragazzi che questo tracciato peraltro ha delle modifiche rispetto... Mamma mia, sta gomma gialla. Rispetto a come lo conosciamo noi più classicamente, praticamente hanno eliminato due chicane. È molto più veloce, però non lo conosciamo da Dio, perché noi l'ultima gara della prima stagione l'abbiamo appunto saltata, perché non serviva più a niente. Ok, adesso concentriamoci per il resto della... Questa curva, avete visto? Non era mai così. Oh, la Madonna però. Quanto siamo più forti di quelli proprio del fondo del gruppo. Che fa questo? Vabbè, ho capito, ma questo pensava di essere un rallista. Alex Albon. Siamo solo 16esimi. E anche qua, attenzione. Super curvone. Molto veloce. E poi più o meno dovremmo riconoscerla. Oddio, oddio, oddio. Sto spremendo, ragazzi, Questa qua secondo me l'hanno alleggerita, sta curva, perché si fa praticamente in pieno. L'ultima invece è sempre lei. Guarda problemi lì dietro. Subito qualcuno costretto ad una sosta, ma era un Aston Martin, quindi non c'entrava niente con noi, con Albon, eccetera. La Williams assassina che ha fatto quel saltone. Cerchiamo di riprendere la scia di quelli, il gruppetto che serve a noi, con i punti, con Oscar pure, il nostro compagno. C'è da dire che sono anche tutti a trenino, quindi noi avevamo un po' di spazio adesso davanti. Guarda, 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 li vedo che si attaccano. Ma dai, può essere un'esperienza comunque gradevole fare una gara
così da dietro. Tutti ammassati. Un po' meglio adesso Schumacher Junior, e attenzione, deve anche prendere un po' le misure al circuito, in quelle parti che lo hanno visto un pochettino modificarsi. È aggressivo però nei confronti di questi qua davanti. Da questo giro, usalo nelle zone di RS se sei a meno di un secondo dall'auto. Oh, ha sbagliato Schumacher per difendersi. Stiamo per arrivare in zona Bottas e abbiamo gomma media. Però vabbè, finché c'è traffico la gomma media non è una grande perdita rispetto alla rossa. Quindi buona la strategia. Oh, batteria supercarica. Ovviamente adesso i componenti nuovi li stiamo sfruttando, anche per quello siamo velocissimi, soprattutto spremendo batterie e andando di motore. Ma ragazzi, è così che deve andare. Attenzione. Oh, guarda, guarda, bella questa curvona perché ha tante traiettorie. Avete visto, l'hanno fatta praticamente tutti a ventaglio e io non ci ho capito un cazzo. Quel cordolo esterno lì è malefico, mai più prenderlo. Che traffico che c'è qua comunque. Loro ci stanno limitando tantissimo. E tra l'altro, guardate dietro, Mick è attaccato. Il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Ma dovremmo liberarci di questi amici però. Bello fare il fenomeno in mezzo a questi comunque ogni tanto. Qualche soddisfazione. Può arrivare tutti con DRS, ma ovviamente la nostra macchina qua in mezzo fa il boss. E a punti Oscar, eh? Staccatona su Bottas, bella, pulita, precisa, entrata giustissima. Ben fatto, hai conquistato una posizione. È la decima, ancora lontana, ragazzi. Bello tutto, ma poi più si va avanti più la situazione tende a complicarsi. Credo siano le due Alpine le ultime che dovrebbero servire ai nostri scopi e sono lì avanti. Esce super forte Schumacher Junior. 4,2 secondi. Che fa questo? Si va a coprire come Schumi prima? Dall'esterno! Ho avuto paura per un attimo che facessero i loro soliti rimbalzi difensivi sui cordoli interni. Lontanano, eh? Gasly è sprovvisto di DRS già. Dobbiamo fare noi la differenza allora per riunire un po' il tutto. E qua lo passeremo facile allora. Lui non ce l'ha. Dobbiamo prendergli l'esterno. Troppo esterno, era impossibile starci. Soprattutto passandolo da fuori proprio la pista non era carina come cosa. Comincia a innervosirsi Schumacher Junior perché fin qui tutto bene, ma il punto che vorrebbe fare ci stiamo avvicinando alla si sta allontanando un po'. Monteremo gomme dure. Entrò su Gasly.
Monteremo gomme dure? No, assolutamente, ricordiamoci di cambiare. Col cazzo che monteremo gomme dure, perdonami. Ignoriamolo, sto deficiente. Ci ha fatto la strategia del gioco predefinita, quella stupida che fanno i piloti dell'IA ogni tanto. Ma noi abbiamo il potere di cambiarla. Per fortuna, direi. Attenzione, ragazzi, 3 secondi. La Ocon e Latifi. Il distacco dalla vettura che ti precede è 3,1 secondi. È tanto. E non scende nei confronti di quelli là. È entrato Oscar. Oscar è nei box. Oscar nei box. È entrata un sacco di gente in verità, ma noi abbiamo la gialla, ricordiamocelo. Attenzione, Verstappen dietro. E stiamo perdendo da Ocon. Ocon anche lui gomma media. Gli occhio alla sua sosta. Più o meno dovrà coincidere con la nostra. Allora aspetta, non, però aspetta, no, no, ok, era, non era Ocon, Ocon era il primo dei due. E il distacco è sempre uguale. Si è fermato l'altro. È comunque non facile, ragazzi, prendersi la decima posizione. Non si è fermato Esteban, no? Ora puoi rientrare ai box. Ok, ora mi sembra anche buono. Verstappen al giro veloce, eccolo, l'ho visto. Mannaggia, mannaggia. Brutta info. Mi stavo giusto chiedendo come avrei fatto a saperlo. Sta volando via, ha superato tutto il gruppo già che gli era davanti con la sosta. Molto deciso Super Max. Mi ha dato un decimino su Ocon, 2. Qua secondo me si può andare anche più larghi in ingresso e poi stringere. Ma è una curva nuovissima che non so ancora interpretare benissimo. Rosso è vero? Bravi. Ottima entrata, sembra una sosta ok, siamo felici con questo risultato. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione. Gliel'ho detto. Attenzione, bianche e gialle davanti a noi, eh. Le gomme varie. Attenzione, questo si cappotta. Via sta roba. Adesso bisogna vedere di rimontare quelli là. O perlomeno cercare di essere più veloci.
Ci stiamo avvicinando. Ci stiamo avvicinando subito. Soprattutto quello con l'hard. Naturalmente. Immaginavo che fosse una gomma sbagliatissima. Dai ragazzi! È andata bene con la strategia, ora sta un po' nelle nostre mani. I giri non sono tanti. Per la Tiff intendo, però con va bene, ormai è preso, quella bianca lì proprio non ci siamo. Però sono ancora quasi assieme, eh. Oddio no, adesso gli ho dato un secondo. Stiamo recuperando anche la Tiff. Fucsia nel settore centrale e ancora niente di RS. Vola Junior con la rossa. Vola Junior con la rossa. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Eccolo là. Stai creando un buon vantaggio sulla vettura che ti segue, gli rifili qualche secondo a giro. Ma chi se ne frega della vettura che mi segue? Vorrei anche il punto però. Non mi accontento di toglierlo. Schumacher Junior vuole anche prenderlo. Ancora non è adesso. Ma che fa questo matto con l'hard che mi risponde? Dai però, mi hai fatto perdere almeno 3 decimi sulla Tiffy così. Stai al posto tuo. Uno e mezzo. Ma c'ha del traffico lì? È il nostro amico Oscar, grazie! Attenzione, si sta rendendo utile! Potremmo andare epicamente tutti e due a punti! Beh dai, verrebbe fuori un finale di stagione carino! Con mondiale meritato e dimostrato. Un po' di fatica, contro quelli da metà gruppo in avanti, però c'è da dire che la strategia ha funzionato, perché con la rossa alla fine contro bianche e medie, oddio, mancano ancora 3-4 giri, potrebbe crollare di più la nostra, però ci ha permesso sicuramente di giungere a destinazione. La destinazione nostra, senza esagerare, era proprio la Tiffy. Un punto, quello che avrebbe messo KO le speranze di Max Verstappen di pareggiare i conti in classifica con noi. Ancora non l'abbiamo passato, ma sembra una cosa di questione di tempo. Qua sempre... guardate la rossa. Il pazzo però
ci crede, sbaglia tutto. Sbaglia tutto. E adesso cos'è quel segno sulla mia gomma? Oh, ehi, attenzione, graining. Incredibile, si è tolto. Ho preso. Va bene, Oscar. Siamo io e te adesso. Purtroppo il mondiale costruttori. Ti sei svegliato. Anzi, in realtà ti sei svegliato ma poco. Devi svegliare di più e prima. Quello è già questione Red Bull. Però ci siamo andati a prendere un mondiale piloti. Che il gioco inizialmente ci ha praticamente regalato. Ma noi, che siamo persone giuste e spettacolareggianti, abbiamo deciso di complicarcelo e andarcelo a prendere nella maniera più spettacolare possibile, con una rimontina. Adesso sei nella top 10, continua così. Infatti adesso la questione è più difficile. Davanti a Oscar hanno fatto il vuoto, ecco, quindi... Comunque partire ultimi non è una garanzia. Due giri scarsi alla fine. Io credo che Schumacher Junior a questo punto proverà anche a prendere la posizione sul compagno di squadra, sperando però che suddetto non si faccia riprendere dalle Alpine. Sarebbe carino avere anche lui a punti. La Tifi gli sta attaccato. Dai che hai il mio DRS. Per favore, Oscar, se no era meglio che ti stavo dietro io. Ma per iniziare l'ultimo giro con Schumacher Junior, che in questo momento è riuscito nell'impresa. Grazie però anche, ragazzi, ad una super strategia, perché non diamo per scontato la prestazione della gomma, perché dalla vettura davanti è 9, la media all'inizio era tutto nel traffico, quindi quelli con la rossa potevano spingere sì e no. Ma la differenza che abbiamo avuto nel secondo stint è stata miracolosa. Buonissima la scelta, era quella giusta per fare una cosa del genere, perché siamo andati sostanzialmente comodi a rimontare delle auto molto più lente della nostra. Questo è ovvio, perché è una zona di classifica dove di solito noi non militiamo, quindi era ovvio che fossimo più veloci. Però non era scontato con la gomma. Infatti vedete che adesso nel finale con la rossa, va bene che ormai abbiamo per scontato, addirittura Oscar ha provato a ripassarmi. Incidente in pista, ma gli ufficiali non prevedono di far uscire la safety per ora. Attenzione. Che vuol dire incidente? Dove? Va bene, anche Oscar l'ha messa a punti. Okay, era calata tantissimo la rossa alla fine, Però strategia fantastica per fare il nostro e poter dire finalmente che il campionato del mondo lo abbiamo conquistato. Non da bug, ma da pista. Verstappen è felice, non si capisce perché. Guardate la Red Bull, comunque 1-2. Mi spiace Max, ma sei 2-3 punti dietro, perché manco decimo abbiamo fatto. Siamo riusciti a recuperare fino alla nona, perché il decimo era il nostro compagno di squadra. Attenzione, no, non è vero. Era Cosoli, Ocon o Latifi. Ora finalmente lo possiamo dire: Red Bull campione costruttori, Schumacher Junior campione piloti, con 4 punti
su Verstappen, Perez che arriva terzo, Leclerc e Sainz, mamma mia, si hanno mollato il colpo, eh? Peccato per Verstappen, la Red Bull si è svegliata veramente tardi, altrimenti, cioè, fosse partita come la Ferrari e avesse continuato come Red Bull, sarebbe stato un grandissimo problema per noi, ma è molto evidente, visto che 4 punti di differenza e basta. Ma va bene, è andata così e ci abbiamo provato, ragazzi, a fare il massimo, alla fine ce la siamo voluta conquistare sul campo. Bella quest'ultima gara e vi dirò, quando ci siamo nel primo stint plafonati in 12ª posizione ero un po' preoccupato, perché finché approfitti del traffico nelle primissime fasi va anche bene, poi però c'è quella fase in cui inizi a sudare perché vedi che le posizioni si cristallizzano, ci si distanzia un pochettino, arrivati a metà schieramento non è facile dargli un secondo al giro. La mossa vincente, ve lo dico, è stata proprio la strategia, quella di utilizzare la gomma media per tutta la prima parte trafficata, dove tanto con la rossa non potevi far tanto di più perché c'è proprio un limite fisico di traffico, e alla fine sprigionare invece la cattiveria della rossa con più spazio, con una macchina più leggera di carburante, e andare a quel punto in rimonta di quelle ultime 3 posizioni che nel primo stint ovviamente non si riuscivano a riprendere. Tutto molto bene, ragazzi, finale degno, finalmente. Sarebbe stato indegno concluderla col bug delle penalità. Invece questo mi è piaciuto e direi che possiamo salutare il nuovo junior campione del mondo. E mi sa, ragazzi, adesso controllo un po' come siamo messi a mod, se ci sono aggiornamenti interessanti, possiamo effettivamente fare un campionatino un po' più chill con una scuderia del 2023. Cominciare così un pochettino a fantasticare. Io per adesso vi saluto, vi abbraccio. Ragazzi, mi raccomando, domenica ci sono ancora posti per partecipare all'Endurance di Kart ad Iscaro, provincia di Avellino. Mi raccomando, seguitemi su Instagram che ci sono tutte le informazioni lì, ve le metto ogni giorno, se mi ricordo troverete anche il link qua sotto per l'evento, e sarebbe proprio figo se riuscissimo a riempire quelle ulteriori 3 squadre, perché è proprio un'endurance fatta bene, si corre a prendere il kart, si parte, si fanno i pit stop con i compagni di squadra, quindi mi raccomando, c'è ancora posto, andate.